La traiettoria di fondo è e resta la stessa, e cioè lo sviluppo dell'umanità. È storia e innovazione, tradizione e futuro. Siamo orgogliosi della nostra storia, siamo orgogliosi della nostra Costituzione, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto finora, siamo orgogliosi di Fermi, di Rita Levi-Montalcini. Ma il punto oggi è che non basta l'orgoglio e la storia, ma il punto è come quei principi di fondo e quella forza che ci deriva da una grande esperienza maturata sul campo la proiettiamo per rispondere alle sfide nuove che sono sempre più complicate, sempre più drammatiche. E le risposte possibili che lo Stato, il sistema che abbiamo costruito, il sistema salute può dare a queste persone, mali che apparivano incurabili fino a pochi mesi fa, mesi fa, non anni, mesi fa, d'un tratto appaiono curabili. E io penso che questa sia una conquista straordinaria dell'umanità, ma è evidente che queste scoperte, che sono una conquista straordinaria dell'umanità, mettono a durissima prova la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale, se penso ai costi. E allora, per me la sfida del sistema paese è questa. Abbiamo costruito un Servizio Sanitario Nazionale che va nella direzione giusta, che afferma principi che per me sono intangibili, ma questo Servizio Sanitario Nazionale deve essere adeguato ad un tempo nuovo, se vogliamo salvaguardare quei principi, ma renderli compatibili al tempo nuovo in cui viviamo.